È stata una partita veramente difficile perché anche il campo non permetteva di fare grandissime cose e quindi è stata una partita completamente diversa da tutte le altre giocate. Anche la Lucchese si è un po' snaturata rispetto a quello che ha fatto nell'ultimo periodo, perché è una squadra che vuol palleggiare, ma oggi veramente il campo non lo permetteva. E quindi è stata una partita più dal punto di vista caratteriale, della lotta, delle seconde palle. Si era incanalata bene, poi abbiamo subito il pareggio, peccato perché lo abbiamo subito in inferiorità numerica quando stava uscendo Soprano. E poi sono stati due gol un po' identici, mi sono sembrati dal campo, due tiri dal limite, insomma un inserimento sempre del centrocampista della mezzala opposta. E sono stati bravi ragazzi a non mollare mai, chiaramente giocando in maniera completamente diversa rispetto alle precedenti partite. È stata una partita di battaglia ed è un punto che ci sta per quello che ha detto il campo. Dobbiamo assolutamente imparare qualcosa perché è impossibile che si riesca a giocare solo di fioretto. È chiaro che noi, specialmente oggi, eravamo in campo una squadra estremamente giovane, perché poi anche con l'uscita di Soprano è entrato Niccolò, che ha abbassato ulteriormente e ha fatto anche una buona prestazione, ha abbassato ulteriormente l'età media del gruppo. Queste sono situazioni che chiaramente forse ancora noi non ce l'abbiamo nel nostro DNA. Noi ancora siamo bravi a giocare in maniera troppo pulita, anche nell'andare alla ricerca del gol in mischia, non siamo bravi a farlo, come non siamo bravi a prendere una punizione, non siamo bravi a perdere tempo quando la situazione lo richiede. Non dovrebbe essere niente di grave, perché Marco si dovrebbe essere fermato in tempo perché gli si è indurito il muscolo e quindi non dovrebbe essere niente di particolare. È chiaro che come nella precedente partita avevano manifestato i fastidi muscolari Viero e Boà, che avrebbero rischiato nel giocare. Ora bisogna vedere anche Marco come riuscirà a recuperare, perché è sul retto femorale e quindi quell'indurimento, insomma, potrebbe diventare uno stiramento se lo sollecitiamo in maniera inopportuna, ed è un punto che è complicato.